mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Enrico Raspadori, che mi chiede di parlare del film di Lawrence Kasdan del 1988 con un grandissimo William Hurt, Turista per caso, ultimo film degli anni 80 del grande Kasdan, una commedia malinconica, sentimentale, molto bella, interpretata da William Hurt in stato di grazia. Kasdan, come al solito, scrive una sceneggiatura praticamente perfetta e tira fuori uno dei migliori film anni 80 assolutamente, nella storia di quest'uomo che là viene, si separa dalla moglie e poi, per alcuni casi che non vi sto a dire perché magari questi film l'avete visto ma avete detto che dico troppo della trama, non dico un cazzo, William Hurt ha problemi con la moglie, succede asino, devono vendere la ASA, si innamora di un'altra, c'è il divorzio di mezzo, la moglie vuole rientrare in gioco e poi lascia a voi il finale, basta. Questo è più o meno Turista per caso, un film meraviglioso che vive proprio della grandissima messa in scena di Kasdan, con una fotografia perfetta, degli attori diretti in modo assoluto, e quindi è una narrazione che è sempre bilanciata tra la commedia e il dramma sentimentale senza che l'uno prenda il piede o troppa forza sull'altro. Certo sta che Kasdan naturalmente in un film romantico anche comunque ti lascia in una malinconia finale terribile, un film in realtà tristissimo sui rapporti di coppia che nonostante in qualche punto sia anche ironico e ci scappi anche qualche risata, però è veramente essenzialmente un'analisi quasi di un certo tipo di America borghese di fine anni 80, reganiana, senza quasi nessun più ideale, dei quali i propri ideali sono andati a morire diciamo quasi 20 anni prima. È un po' il discorso che faceva lo stesso Kasdan nel grandissimo Il Grande Freddo, anche lo con uno splendido William Hurt. Qui William Hurt è assecondato da delle attrici che sono splendide, e Catherine Turner, Gina Davis, Amy Wright, tutte bravissime, una serie di attrici fortissime, con dei personaggi chiaramente scritti da Kasdan e quindi scritti con una forza non da poco, non sono le solite donnine bidimensionali da commedia sentimentale americana degli anni 80, anzi, ricordandosi appunto che stiamo guardando un film di Kasdan, uno dei miei maggiori autori secondo me tra gli anni 70 e 80 americani, anch'esso andato dimenticato, con questo Turista per caso metteva sì in mostra tutti i suoi talenti come direttore di scena, perché al di là della fotografia, il montaggio, i dialoghi, i movimenti di macchina, la macchina fissa che crea dei quadri incredibili, i silenzi, la musica usata con parsimonia rendono il fatto a un grandissimo regista che usava i mezzi cinematografici con una forza che ormai oggi ci si dimentica. Qui in realtà ridevi e a denti stretti di una situazione non allegrissima e poi alla fine ti sbatteva in faccia Kasdan la realtà e quella non era per niente divertente. Quindi per me questo è un film assolutamente da avere, uno dei migliori film anni 80, conosciutissimo, all'epoca andò benissimo al cinema, è un film diventato caltissimo che naturalmente col XXI secolo è andato chiaramente a scomparire. Qui sotto c'è il link, spero esista ancora il DVD, io ce l'ho, acquisto obbligato, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, patreonate se avete voglia, ma la cosa più importante insomma è che non tralasciate troppo la filmografia di Kasdan, andate un po' a vedere, vedete che troverete 3-4 gemme incredibili, una di queste appunto è questo Turista per caso.